Fiore all'occhiello di questa decima edizione del Festival della Poesia è l'appuntamento dedicato al cinema come strumento di integrazione. In sinergia con l'esperto nel campo Savino Carbone, i ragazzi del liceo Galileo Galilei di Bitonto hanno realizzato un interessante cortometraggio dal titolo Seguimi, dedicato ad Anna Rosa Tarantino, vittima della mafia bitontina. Oh, Damià, mai la scelta che tanto! Damià, muovete, che sono raccomandi in dentro! Oh, è assai un danno accuso! Mamma, mai, ma tu sei vista ieri sera! Sei troppo accelerato! Mi spieghi, c'è già fatto ferro! Damià, muovi che tardi! I ragazzi hanno avuto modo di avviare un percorso formativo, di scrittura, a partire da un episodio di cronaca che ha letteralmente destabilizzato qualche anno fa la nostra città. I ragazzi sono stati davvero in gamba con i docenti e con i tutor che li hanno seguiti nel percorso di scrittura a prendere consapevolezza di quello che è avvenuto e a mettere su un progetto creativo che riuscisse a raccontare la città e di andare avanti, di dire qualcosa e di superare certe cesure, come è stato il triste episodio che purtroppo ci ha insomma privato di Anna Rosa Tarantino. Mannaggia, Damià, ma non è da una mia. Che c'è? Com'è che mi conosci? Ci tenevo aiuto a noi dei, avevamo preso a premio di creare. Damià, sin da mai, pira tarra. E vieni con me. Marco Vacca, protagonista del cortometraggio Seguimi. Com'è stata questa esperienza e raccontaci un po' del progetto Seguimi. Allora, innanzitutto ho partecipato a questo progetto quest'anno. Il progetto parte da 3 anni fa, però appunto mi hanno chiesto di interpretare il ruolo di Damiano soltanto quest'anno e ho accettato volentieri perché comunque è un'esperienza nuova, un'esperienza unica nel suo genere, perché questa ci ha permesso di scoprire un mondo nuovo, ovvero il borgo antico di Bitonto, un luogo molto trascurato dalla città e anche dal popolo che lo vive. È stata un'esperienza unica nel suo genere, perché appunto alla mia età solitamente non viene mai proposto di interpretare un ruolo in un cortometraggio di questo genere. Quale risonanza avrà il cortometraggio Seguimi sulla città? Sinceramente, oltre le speranze, non saprei. Considerando insomma quello che è stato il percorso del presidio di Libera Bitonto, partito con tanto entusiasmo, nel corso di 4 anni si sono riusciti a fare delle belle attività su Bitonto. Però poi sinceramente insomma, tutto questo entusiasmo è scemato fino a determinare la chiusura del presidio. Quindi non lo so, la speranza certo è forte, speriamo che anche questo possa contribuire insomma, a risvegliare un poco le coscienze un po' addormentate su certi aspetti di questa città. Finalmente torniamo a ritrovare il senso della comunità con una manifestazione storica quale il Festival della Poesia che è giunto alla sua decima edizione. Che cosa rappresenta appunto il Festival della Poesia per Bitonto? Rappresenta indubbiamente una realtà importante, ma lo rappresenta soprattutto per quel carattere di trasversalità che ha questo Festival della Poesia, perché con una serie di eventi riesce a mettere giù una serie di temi e a coinvolgere diverse situazioni. Si parla soprattutto di legalità, si parla soprattutto di senso di responsabilità, con il coinvolgimento di una realtà scolastica. Beh, questo è il segnale importante, no? Questo coinvolgere, questo riprenderci un po' il tessuto sociale, questo ripartire dalle tante cose buone che sono fatte.